in carrozza, a cavallo, in treno, in auto, comunque sempre in movimento. Sono i personaggi ritratti nella singolare mostra dalla carrozza all'aereo, i piemontesi e i mezzi di locomozione nella fotografia dal 1860 al 1960, allestita a Palazzo Lascaris fino al 3 marzo 2012. L'iniziativa è nata da un'idea dell'Associazione per la Fotografia Storica di Torino, che ne ha curato anche la realizzazione. Le immagini storiche esposte appartengono ad alcune collezioni private e sono affiancate dai modellini dei mezzi di locomozione del tempo, provenienti dal Museo del Modellismo di Chivasso. A spiegare il connubio tra fotografia e modellismo sono Riccardo Migliori, direttore del Museo di Chivasso, e Laura Danna, presidente dell'Associazione per la Fotografia Storica. Il connubio è immediato, le foto riproducono gli oggetti, le macchine su cui viaggiavano i piemontesi e queste macchine sono state riprodotte in modellini, quindi ci sono modellini di aerei, modellini di trenini, modellini di automobili. 100 anni di storia. Questa mostra nasce da un'idea della nostra associazione, amiamo definirci conservatori di memorie. È una mostra insolita perché non troverete un'elencazione iconografica di tutti i mezzi di trasporto utilizzati dai piemontesi nel corso di un secolo, ma in realtà è più che altro improntata sul rapporto umano, il rapporto dei piemontesi con i mezzi di locomozione.